anche nazionali, e quindi adesso dovremo avere il primo intervento di un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che è il capogruppo in comune, eccolo, Paolo Putti. Volevo fare come olio a cuore, saltare, ma viste le mie condizioni fisiche rischiavo la figuraccia. Allora, innanzitutto è il piacere di essere qua, che per me è importante. Il piacere di essere qua perché ha due funzioni molto importanti. La prima è questa, si ha l'occasione... Un Larsen, paura. Allora, la prima è quella di mettere a confronto e fare dialogare cittadini di un quartiere un po' più là e cittadini di Sestri, quindi cittadini di Carignano, comitati di Carignano e comitati di Sestri. È una cosa che normalmente i partiti, i politici cercano di evitare, perché più ci parliamo e più loro hanno difficoltà a raccontarci delle balle. Più ci conosciamo e meno hanno, come dire, meno è per loro facile raccontarci che quegli altri sono cattivi e che vogliono il nostro male. Più ci relazioniamo tra di noi e più possiamo costruire e creare opportunità per la nostra comunità. E questa è la prima cosa che per me è interessante di questo incontro. La seconda cosa è la sfida che un po' chi ha organizzato questo incontro ha lanciato. Cioè, si stanno pensando di spendere milioni di euro della sanità ligure e milioni di euro di risorse per chi sta male nella nostra città a Carignano. Normalmente loro a Sestri non lo raccontano, perché appunto non vogliono che quelli di Sestri pensino a quei soldi che sta spendendo là. Invece la sfida è proprio questa, venire qua a raccontarlo e così raccontare ai cittadini di Sestri come quei soldi potevano essere utilizzati diversamente, che nessuno fa di solito. Queste sono le prime due cose. Poi ci tenevo ancora a dire altre due cose, cercherò di essere breve. L'altra cosa è questa, che io sono nato e cresciuto nella Valpolcevera, quindi nel ponente genovese, diciamo così. Era un territorio che a me è sempre piaciuto perché metteva insieme due cose. Una era la cultura operaia, quindi quella diffusione di cultura che partiva dal basso. Cioè c'era un grande investimento in quegli anni lì tra gli operai nello studiare, nel confrontarsi, che è stato completamente azzerato, perché l'idea è quella di non pensare, non per niente il referendum verso il quale andiamo incontro, come dire, ha l'obiettivo principale di darci meno occasioni per pensare, no? Berlusconi diceva: non pensate, vi faccio vedere due belle ragazze, vi faccio vedere uomini e donne per le signore, vi faccio vedere le partite, voi non pensate, ci penso io per voi. Adesso invece ci dicono proprio: delegateci, non pensate, pensiamo solo noi. Il cambiamento è stato questo, non è molto distante. E quindi anche sulla sanità va così. Si legge poi alcuni ricercatori che riportano i dati, per cui, come dire, nelle zone del ponente si sta al 30% più, si muore di più il 30% nelle zone del ponente che a Levante. Però questo non ce lo dicono. Quindi qua, in particolare in alcune zone del ponente, però si muore il 30% in più rispetto alle zone del Levante. E contemporaneamente cosa hanno fatto? La classica operazione che fanno sempre, io la chiamo la profezia che fanno autoadempiere. Cioè hanno un obiettivo che di solito è o speculativo o economico, quindi partono prima e ci dicono: no, quella cosa lì così non funziona, bisogna trovare una soluzione. Ovviamente loro già una soluzione pronta che interessa loro, smontano tutte le soluzioni alternative che porti, ti comunicano che altrimenti succedono catastrofi e ti portano le varie catastrofi che possono succedere senza mai darti i dati per misurarle realmente queste catastrofi, e alla fine, come per miracolo, ti presentano la loro soluzione come l'unica realizzabile e ti dicono che bisogna farla a tutti i costi. Questa è la profezia che si autoadempie. Così per la sanità in Valpolcevera al ponente ci hanno detto che la sanità non stava più in piedi, che c'era bisogno di nuovi interventi,
Questa volta ci hanno fregato ancora di più, perché ci hanno detto no, bisogna delocalizzare, cioè fare dei piccoli presidi, degli ambulatori dove svolgere alcune funzioni, altrimenti ci sarà il sovraffollamento dei pronto soccorsi. Quindi noi realizzeremo questi presidi nei vari territori, così ci sarà un presidio ambulatoriale capillare e poi dopo realizzeremo l'ospedale di Ponente. Il problema è che stavolta ci hanno fregato, cioè di solito cosa fanno? Almeno iniziano a fare quelle cose. Stavolta ci hanno chiuso tutto prima ancora di iniziare a fare qualunque delle cose che avevano detto che facevano. Quindi noi oggi ci ritroviamo senza gli ospedali e ci troviamo senza quei distaccamenti ambulatoriali che potevano avere quelle funzioni, col risultato che i pronto soccorsi sono più affollati di prima. Andare al pronto soccorso di San Pier d'Arena oggi, io credo che sia inumano per chiunque, per chi ci lavora dentro, e voi credo che vedete gli infermieri, gli OSA come girano, e per quelli che vengono accolti lì, perché ugualmente voi vedete anche solo la cosa più semplice, diciamo, non vado a parlare delle situazioni estreme che ci sono state, di persone che vengono ammazzate dentro al pronto soccorso o altro, ma vedete gli anziani depositati sulle barelle come fossero dei pacchi, le donne di 85 anni in sottoveste, con la sottoveste rialzata, che aspettano lì per ore in uno stato confusionale, per cui pensate un anziano di 85 anni che si fa male e quindi si porta dietro tutta la difficoltà che quello comporta, con gli infermieri e i dottori che girano come pazzi e non possono ovviamente occuparsi di quello. Quindi questa è un'operazione che aveva l'obiettivo, come dire, di non spendere dei soldi, di non investirli e di spenderli poi in altra roba. È inutile che vi dica con un metro di grande opera quanti infermieri si potrebbero pagare, però in quel caso lavorerebbero tante persone, quindi i soldi si dividerebbero e ne avrebbero giovamento tante persone che sarebbero quelle curate meglio. Sulla grande opera ci guadagnano pochissimi, su quel metro di grande opera, e quello è il loro obiettivo. Noi dobbiamo parlarci, ragionare di dati, non raccontarci delle palle, non raccontarci degli slogan, io voglio che ci diciamo dei numeri, dei dati, perché ognuno di noi deve sapere precisamente come sono le cose, se no siamo venditori anche noi, io non voglio farlo il venditore, io ho lavorato un anno e mezzo alla Folletto, ma non voglio farlo il venditore quando parlo con la gente. Io voglio davvero che i miei concittadini capiscano quali sono i problemi, perché allora saranno una forza che insieme a me o insieme a qualcun altro potrà portare un cambiamento, altrimenti, come dire, sarà solo un'occasione per avere raccontato loro qualcosa, poi arriva un altro e quest'altro può raccontarvelo un'altra. No, io voglio che voi capiate e, come dire, quel poco che ho imparato io voglio metterlo a disposizione per questo, perché per me è essenziale che noi iniziamo a voler capire. Chiediamo di voler capire, mi sembra che Paola sia, quella che ha parlato prima, sia una persona che ha deciso di volere capire. È una cittadina, qualunque che si è trovata in una situazione non si è arresa, non ha detto vabbè, in effetti serve un nuovo ospedale. Un momento, raccontatemelo un po', serve un nuovo ospedale? È un nuovo ospedale questo realmente o è un'operazione immobiliare come vi avrà raccontato? E ha iniziato a informarsi. E adesso è la persona che sul Galliera ne sa di più, ma non dei cittadini, ne sa di più dei tecnici. E quindi può portare un contributo rispetto a quello, e tant'è vero che nelle conferenze dei servizi non sono tanto contenti quando lei va ad ascoltarli. Se possono non glielo fanno sapere che ci sono. Quindi vi chiedo questo, informatevi, cerchiamo di capire e di domandare, perché capisco che sia faticoso, in effetti nella vita complessa e caotica che abbiamo oggi, pretendere, pensare che ci informiamo lì per lì sembra molto faticoso, però alla lunga ti aiuta a capire dei pezzetti di in più e ti dà anche l'idea che in fondo non tutto quello che ti vendono e ti portano davanti è ineluttabile, che puoi farci qualcosa, se no ti rimane solo la sensazione di smarrimento agorafobica che tu non puoi farci niente, allora infili la testa sotto come gli struzzi, e io non voglio che noi siamo degli struzzi. Vi ringrazio ancora. Grazie Paolo.